Perugia, ieri sera a Molfetta ha vinto nell'ultima gara della regular season. Il sestetto di Gerbic parte male, va sotto di 2 set, poi trascinato da un implacabile Atanasievic riesce a rimontare. Non ci sono purtroppo immagini della gara per problemi di acquisizione, comunque ora l'attenzione si concentra tutta sulla corsa tricolore. Sabato nella gara 1 dei quarti di finale dei playoff al Pale Evangelisti arriverà Verona. E invece tutt'altro clima per l'Altotevere Città di Castello, fanalino di coda del campionato con 3 vittorie e 21 sconfitte. L'ultima ieri proprio contro la squadra allenata da Gianni, che a Sansepolcro si è imposta per 3-7-1. La stagione si è chiusa fra le contestazioni. Al presidente della società, Arveno Ioan, il compito di tracciare un bilancio. Allora sentiamo. Noi abbiamo cercato di fare del nostro meglio in un'annata che pensavamo fosse, come lo è poi, di transizione, però devo dire che è stata allestita, ci sono stati anche consigliati dei giocatori, a mio avviso, che si sono dimostrati poco disponibili ai miglioramenti. E devo poi dire, per quanto riguarda il futuro, ci sono aperte diverse strade, senza escludere chiaramente che quella anche della possibile cessione della società, questo è fuori dubbio.